Le macchine possono prendersi cura della nostra sicurezza, in città e fuori casa in generale. Ma poi c'è un altro settore dove l'intelligenza artificiale mostra le sue più straordinarie potenzialità, ed è la salute. Andiamo in Emilia-Romagna, a Budrio. Qui c'è un'altra eccellenza italiana, il Centro Protesi, dove grazie all'intelligenza artificiale è possibile addirittura recuperare qualcosa della vita che sembrava perduto per sempre. Guardate. Mi chiamo Colin Rossi, ho 34 anni e a dicembre 2015 ho avuto un infortunio sul lavoro e sono stato qualche mese all'ospedale prima di ricevere la notizia che dovevo subire un'amputazione al braccio destro e da quel giorno è iniziato la mia nuova vita, insomma. Qui al Centro Protesi di Budrio utilizziamo l'intelligenza artificiale per sviluppare degli algoritmi che consentono ai pazienti di controllare le protesi di arto superiore in maniera più facile e intuitiva. Quindi prova a fare il pugno chiuso. Ecco, si vede che lui ha fatto il pugno chiuso, sta pensando al pugno chiuso e l'algoritmo effettivamente dice ok, per me è pugno chiuso. L'intelligenza artificiale fa da traduttore tra l'intenzione di movimento del paziente e come effettivamente si muove la protesi. Mano aperta, indice puntato. Il test che abbiamo fatto oggi serve a rendere la mano in grado di percepire le mie sensazioni e le mie volontà e ritrasmetterle meccanicamente sull'oggetto. In particolare sfruttiamo i segnali elettromiografici che sono naturalmente presenti all'interno di un moncone per poter capire quali sono le intenzioni di movimento che vengono rappresentate a livello di sistema nervoso centrale dall'arto fantasma e quindi tradurre queste informazioni in un movimento reale di una protesi. Adesso lui, come dire, può giocarci e quindi può fare pugno chiuso, a questo punto ha un feedback visivo di quello che sta classificando la schedina e la classificazione la sta mandando al computer. Il computer, informato della sua classificazione, muove la realtà virtuale di conseguenza. È chiaro che quando riuscirà a controllare bene la parte di realtà virtuale, vorrà anche dire che la protesi, che userà sempre questa stessa scheda, sarà in grado di muoversi in maniera analoga alla realtà virtuale. L'unico compromesso che ho nella mia vita ad oggi è quello di dovermela indossare alla mattina, però riesco a replicare quasi tutte le attività che avevo prima, anche l'attività sportiva che svolgevo prima. Questo è il settore in cui c'è la vera collaborazione fra uomo e macchina. In qualche modo la macchina è assolutamente fondamentale nello svolgimento delle attività della vita quotidiana, tant'è che infatti uno degli elementi più importanti che curiamo nello sviluppo di queste protesi è quello che si chiama l'embodiment, quindi la capacità per questi dispositivi di essere incorporati dalla persona che li indossa, quindi parliamo di un'estensione del corpo addirittura.